Buongiorno a tutti, sono Alessandro Sbrilli di Kramer Electronics Italia. Al nostro stand ISE 2014, una delle novità più interessanti per quanto riguarda uno dei nostri prodotti di punta, la nostra matrice modulare US1616D. Sono state introdotte, finalmente molto attese dal mercato, anche le schede per HD-based T, che si vanno ad aggiungere alle differenti versioni HDMI, HDMI con audio embeddato in ingresso e in uscita, analogico e digitale, le VGA, le DVI HDCP e fibra ottica. La matrice è composta da schede da due connettori in ingresso e due connettori in uscita per ogni scheda. La cosa bella è la versatilità del prodotto, che ci consente di entrare ed uscire come preferiamo. I tagli disponibili sono 16x16 per l'appunto, 32x32 e 64x64. Un'altra novità interessante che volevo farvi vedere sono i nostri trasmettitori ricevitori HD-based T, compatibili con la nostra matrice modulare. Con l'utilizzo del nostro cavo, che è un categoria 6 con connettore metallico 23AVG, riusciamo a raggiungere la distanza di 180 metri. Le versioni sono diverse, abbiamo extender fino appunto a 180 metri in extra range oppure a distanze un po' più ridotte con un cavo categoria 6 comunque. Un'altra novità interessante è la nascita di ulteriori due SID. L'anno scorso avevamo il SID X1, che sostanzialmente è un 4 prodotti in uno. È uno switcher automatico che ha in ingresso il connettore HDMI, DisplayPort, DVI e VGA e con inoltre la parte audio. L'uscita è in categoria 6. Quest'anno però abbiamo voluto integrare due ulteriori modelli, uno che esce in HD-based T e che quindi ci consente appunto di spingere il segnale ancora più distante, e uno con uscita in HDMI per collegamenti magari non così troppo distanti. Fa appunto format conversion, switcher automatico, sente la sorgente attiva, può essere anche montato all'interno delle nostre soluzioni da tavolo. L'utilizzo del cavo consigliato è sempre il nostro BC DigiCat categoria 6 23VG con connettori metallici. Kramer ha introdotto come novità anche trasmettitori e ricevitori e anche matrici che supportano la risoluzione 4K. Oggi sempre più spesso la sentiamo nominare sui monitor messi in commercio dalle varie case. Questo ci consente di avere risoluzioni molto elevate sui nostri monitor videoproiettori.